Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, sotto la pioggia quest'oggi io vi presento un esperimento, l'esperimento di RSE che è questa casa molto particolare di cui oggi vi spiegheremo un po' di cosa si tratta, insomma facciamo un bel approfondimento. Prima di tutto, che cos'è RSE? RSE significa Ricerca Sistema Energetico. Praticamente è un ente statale che studia tutte le varie componenti dell'energia e la loro applicazione per risparmiare e per usare al meglio l'energia. Oggi vi ho portato in una casa test dove si effettuano dei particolari esperimenti. Come vedete, questa non è una casa dove ci si può abitare, ma è fatta proprio per capire come utilizzare al meglio quello che conosciamo e anche ovviamente trovare nuove soluzioni. Ora vi introduco Lorenzo, il responsabile di tutta la struttura F. Perché F, Lorenzo? F è il nome del laboratorio e sta come acronimo di efficienza energetica. Perché sì, tutto questo è stato fatto per creare, per capire appunto la maniera di essere più efficienti possibile. Sì, certo, qui riproduciamo quella che è un'abitazione residenziale, cerchiamo di studiare tutti gli aspetti di comfort e di efficienza nelle abitazioni residenziali. E puoi spiegarci perché avete disposto queste due aree diverse? Sì, qui studiamo quelli che sono gli aspetti di comfort nelle abitazioni, quindi abbiamo realizzato due pavimenti radianti di tipologia differente, li mettiamo a confronto per capire quali sono le soluzioni più semplici e più vantaggiose dal punto di vista energetico da introdurre nell'abitazione, quelle moderne e quelle nel futuro. Pavimento radiante, focalizziamoci un secondo, ecco, perché magari voi a casa non sapete che cos'è il pavimento radiante. Serve per distribuire il calore nella casa, quindi fornire comfort all'utente. È il cosiddetto riscaldamento a pavimento. Certo, noi possiamo scaldarci attraverso un pavimento radiante come questo, oppure con dei fan coil che abbiamo in questo lato, o con un sistema ad aria, quelle che sono le pompe di calore ad aria che abbiamo sopra la finestra. Infatti qui praticamente ci sono tutti e tre. Qui abbiamo, possiamo fare il confronto. Essendo un esperimento, appunto, abbiamo sia i fan coil che le pompe di calore che appunto il riscaldamento radiante. E mi dicevate che durante insomma tutto il test avete fatto anche delle prove con diverse tipologie di pavimenti radianti, con diversi diametri, perché sappiamo che l'acqua calda entra in una specie di serpentina che poi mi sembra che vediamo anche, giusto? La possiamo vedere in questo disegno perché in questo momento è annegata sotto il pavimento. Esatto, questa serpentina insomma con diversi diametri, voi studiate l'efficienza per generare calore e avere meno dispendio di energia. L'obiettivo è fornire il comfort all'utente dissipando meno energia possibile. Quindi voi siete costantemente in contatto anche con i fornitori. Certo, questo è un lavoro che facciamo in collaborazione con un fornitore di materiale che è molto interessato comunque ad avere questi dati perché sono oggettivamente dati molto, molto importanti per loro per fornire un prodotto all'avanguardia che soddisfi comunque i criteri di comfort richiesti dall'utente nelle case moderne. Certo, anche a livello commerciale per loro è molto importante, per noi invece cioè noi lo facciamo chiaramente per andare a spendere meno e utilizzare meglio i nostri soldi per consumare meno, eccetera eccetera. E adesso vi porto a visitare un'altra ala della casa dove principalmente viene studiato il risparmio energetico con le acque sanitarie. Cosa ho appena calpestato? Quello che vediamo è un semplice scambiatore di calore che permette di recuperare tutta l'energia che noi buttiamo via quando ci laviamo le mani oppure facciamo una doccia. In questo momento con questo oggetto possiamo recuperare un terzo del calore che noi gettiamo via negli scarichi. Praticamente gratuitamente voi già state utilizzando la vostra doccia, vi fate la doccia calda, l'acqua di scolo viene trasferita in questo sistema che adesso noi vediamo qui, ma che normalmente è diciamo annegato nel cemento. Non si vede nulla. Non si vede nulla. L'acqua calda genera energia che viene reimmessa nel sistema. Questo sistema può essere utilizzato in casa ma anche a livelli importanti come piscine, hotel. Certo, quindi e ha un prezzo più o meno, mi dicevi, sui centinaia di euro. Qualche centinaia di euro, quindi si ripaga nel giro di pochi anni. Nel giro di pochi anni se avete un nucleo familiare piccolo. Se invece siete parte di una famiglia grande, magari con due o tre bambini, che magari è abituata anche a fare tante docce calde, si risparmia parecchio e molto velocemente. E un'altra cosa base che avete tutti, ma altrettanto importante, chiaramente sono asciugatrice, lavastoviglie e lavatrice. E anche lì si può risparmiare.
Come? Acquistando degli elettrodomestici che hanno un doppio ingresso dell'acqua, sia quella calda che quella fredda. In questo modo, se si produce acqua calda attraverso un impianto solare termico o anche attraverso una pompa di calore, si riescono a ottenere dei risparmi dal 15 al 30% sull'energia annua. Quindi non solo la classe energetica è importante su una lavatrice, ad esempio, l'importante è che abbia anche un attacco dell'acqua calda. Idem per le lavastoviglie. Lavastoviglie che sono molto meno frequenti, le lavastoviglie con già l'attacco dell'acqua calda. Sì, anche le lavatrici sono meno diffuse, però nel mercato qualcuno offre questi elettrodomestici. E anche io a casa ce l'ho. E una cosa che avete tutti in casa, ovviamente, è un piano cottura per fare la pasta, ovviamente. C'è chi ce l'ha con il gas e chi invece, come me, ce l'ha elettrico. È una cosa abbastanza importante, ormai tante case ce l'hanno un impianto come questo di induzione. Ma perché? Le case del futuro saranno tutte elettriche, qualcuno si è già dotato di impianti tutti elettrici, quindi non soltanto il riscaldamento ma anche la cottura dei cibi sarà elettrica. Chi utilizza un piano a induzione elettrico ha un risparmio di tempo nella cottura della pasta ma anche un risparmio di energia. Quindi in soldoni, praticamente, quando voi fate la pasta, se con il gas ci mettete 10 minuti e utilizzate X di energia, con un impianto di questo genere utilizzate meno energia e invece di metterci 10 minuti ce ne mettete tipo 7. Quindi facciamo del bene all'ambiente quando usiamo questi oggetti. E dalla cucina passiamo alla stanza tecnica, dove ci sono le caldaie. Parlare di caldaie comunque è una parolaccia, perché qui abbiamo tutto, solo energia rinnovabile, quindi pompe di calore sia aria-acqua che aria-aria, quindi tutto quello che vediamo qua dentro, il caldo e il freddo, viene gestito con energia rinnovabile. Lorenzo, ma quella roba qua giganterrima, che cos'è? Questa è una pompa di calore, sotto abbiamo un serbatoio che accumula l'acqua calda sanitaria, quindi con questo oggetto produciamo acqua calda sanitaria attraverso una pompa di calore, quindi utilizzando energia elettrica e energia rinnovabile catturata dall'aria esterna. Il bello di questo sistema è che è tutto integrato, quindi l'acqua calda che abbiamo visto prima, che usiamo per la doccia, che poi viene recuperata, cioè è la circolarità di questa casa è totale. E questi cosa sono? Qui per ogni locale abbiamo bisogno di capire qual è il comfort che otteniamo con i nostri dispositivi, quindi abbiamo sia una misura di temperatura classica dell'aria che una misura invece di temperatura media radiante. Con questo oggettino riusciamo a capire anche qual è il comfort dell'ambiente, che non misura soltanto l'aria ma misura anche una media tra quella che è l'aria e quella che sono le superfici, il pavimento, le pareti, gli oggetti che abbiamo all'interno. Perché voi in casa potreste comunque sentir freddo, ma la temperatura in genere sta sui 22 gradi, però magari il pavimento è a 18 gradi. Ecco, questo è appunto cosa serve questo sistema. E a loro serve per avere delle misurazioni precise che poi vi faremo vedere come vengono utilizzate. Ma sul frigorifero non c'è mai stata una grandissima innovazione? Apparentemente sembra che siano sempre gli stessi, però un frigorifero moderno in classe A++ consuma circa la metà di quello che consumava un frigorifero di 20 anni fa, quindi un'evoluzione, seppur trasparente, c'è stata. Cioè la tecnologia, però il motore, la tipologia, diciamo che è sempre la stessa, è migliorata e, come mi dicevi tu prima, è migliorata la coibentazione. Sì, i frigoriferi moderni hanno una coibentazione molto molto maggiore rispetto a quelli del passato. E adesso, dal cuore pulsante che è la casa, arriviamo ad un componente fondamentale capace di farci risparmiare. Questa casa è super domotica. Tutte le misurazioni che vediamo sono espresse qui in un controller. Tutto quello che hai visto nell'edificio comunque è misurato e controllato da noi. Vediamo ogni pochi secondi, misuriamo tutte le nostre grandezze, quindi possiamo sapere in ogni momento, ad esempio, cosa sta facendo la pompa di calore, come lo sta facendo, se è efficiente o come è efficiente. Sappiamo come gestire l'acqua calda sanitaria, questo è il boiler che abbiamo visto prima, quindi possiamo verificare quant'è il rendimento di questa macchina per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Possiamo ragionare su come migliorare l'efficienza di questi singoli dispositivi messi insieme. E vi ricordo che RSE, cioè, non è un'azienda che sta facendo questo per creare un prodotto, eccetera, ma lo sta facendo semplicemente per studiare e capire che cosa un domani potrebbe servire a noi, alle persone normali, per poter fare tutto in maniera efficiente. E da qui voi state portando tutto
lì. Avete presente il vostro termostato? Ecco, alcuni ce l'hanno ancora con le levettine da tirare su, io ce l'ho un pochino più integrato nella casa. E qui abbiamo il termostato del futuro. Questo è un termostato intelligente, uno smart energy manager che fa qualcosa di in più dei termostati tradizionali. Oltre a tenerci un livello di comfort che noi desideriamo, interagisce con le pompe di calore e gli elettrodomestici che abbiamo in casa per garantire quello che è un'efficienza massima della casa tutta elettrica. Quindi praticamente io imposto la temperatura sui 22 gradi e lui mi dirà: ok, per percepire 22 gradi noi alziamo con il pavimento radiante di un tot, facciamo uscire dalla pompa di calore un altro tot, mantenendo un'efficienza energetica altissima. Non solo, poi abbiamo anche le previsioni meteo, quindi lui sa cosa succederà nei prossimi 24 ore e può regolarsi in anticipo su quelli che saranno i consumi dei giorni successivi. Riesce a fare anche un sistema di quello che si chiama di machine learning, di controllo predittivo dell'abitazione. In più abbiamo anche la possibilità di dare una votazione al livello di comfort che in questo momento percepisco, e attraverso questi dati il dispositivo autoimpara quelle che sono le mie condizioni di comfort stabilite e nel tempo mi suggerisce quelle che possono essere una impostazione non automatica, più automatica ma gestita dalla macchina. Cioè, quindi ragazzi, è altissima tecnologia, cioè una cosa che ancora non esiste sul mercato. E adesso parliamo con un altro interlocutore di RSE per farci spiegare un po' in soldoni che cosa si va a risparmiare. Beh, Marco. Grazie. Marco. Allora, innanzitutto diciamo che il 70% dei consumi in un'abitazione sono dovuti alla climatizzazione, che per molti anni è stato il riscaldamento, ma adesso con i cambiamenti climatici diventa anche il raffrescamento. Quindi risparmiare o diventare più efficienti sulla climatizzazione di una casa vorrebbe dire virtualmente risparmiare grandi somme. Assolutamente sì. Come facciamo a risparmiare? Abbiamo tre modi. Uno è la tecnologia, che l'abbiamo già in qualche modo vista oggi, cioè sostituendo le vecchie caldaie con dei sistemi a pompe di calore. Sono più efficienti, usano fonti rinnovabili e quindi miglioriamo. La seconda cosa è cambiamo i nostri comportamenti, cioè cerchiamo di avere un comportamento sensibile rispetto al tema dell'energia. E se proprio non ce la facciamo, utilizziamo dei dispositivi come il SEM che abbiamo visto, che ci aiuta ad adattarsi alle nostre richieste di comfort facendoci risparmiare. Marco, passando in cucina, sì, mi hai detto che c'erano dei numeri interessanti anche su piani di induzione. Sì, noi circa il 13% delle famiglie hanno già un forno a induzione. È un numero piccolo se pensiamo alla diffusione degli elettrodomestici, ma è un segnale in crescita, cioè significa che le persone stanno lentamente passando a questa nuova tecnologia. Ci sono naturalmente delle barriere legate al costo, che non è banale, ma soprattutto anche al fatto che avere un forno richiede in qualche modo adattare il proprio contratto di fornitura, perché bisogna avere... Sì, è vero, io da 3 kW sono passato ad esempio a 4,5, esatto, perché ho fatto l'installazione di uno di questi dispositivi. È il primo passo che la gente fa per avvicinarsi a un tema complesso come quello della casa elettrica. Ah, e a proposito, prima si pagava di più se avevate più kilowatt in potenza di casa. Oggi invece non è più così, quindi se voi avete 5, 6, 10 kilowatt, pagate il kilowattora nello stesso modo. Sai che questo è tipo il modello che ho io a casa? Beh, il 97% delle famiglie ce l'hanno, quindi praticamente tutti. Ok. Allora, qui abbiamo passato, presente e futuro. Perché dico questo? Perché qui tutti ce l'hanno. Qui due terzi delle famiglie ce l'hanno, qui un terzo ce l'hanno. È la sugar biancheria, è la rappresentazione dei nuovi bisogni delle famiglie. E ragazzi, tutti gli studi di RSE di cui vi sto parlando io oggi servono a noi, servono alle grandi aziende che producono questi prodotti, ma servono anche al governo in maniera tale da poter decidere su cosa spingere un domani. Ad esempio, mi dicevi? Ad esempio, c'è un'interessante proposta di incentivare la sostituzione degli elettrodomestici. Questo perché? Prima cosa, gli elettrodomestici, quelli più efficienti, costano, quindi non tutti sono disposti. Chiaro. Però perché incentivare? Per due motivi. Perché un elettrodomestico nuovo consuma circa la metà di quello vecchio. A livello, diciamo, di sistema paese ci guadagno. C'è poi anche un problema di circolarità, perché almeno un terzo solo degli elettrodomestici, o comunque delle apparecchiature RAE, vengono smaltiti in modo legale e due terzi si disperdono. Allora, con un sistema tipo quello che c'è adesso dei televisori, che io ti incentivo, esatto, ma se tu me ne dai uno vecchio, te ne do uno nuovo, riesco a recuperare la parte vecchia e presumibilmente ci recupero anche del materiale, componenti, quindi faccio un'economia circolare. E nel frattempo che la mia macchina si ricarica, vi spiego una cosa. Vi ricordate quella sperimentazione di 6 kW durante la notte, gratis, di cui insomma vi avevo già parlato? Beh, RSE c'entra qualcosa.
e ci facciamo spiegare perché da Michele, che è il direttore di tutto questo dipartimento. Sì, io sono il direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di RSE, nell'ambito del quale si svolgono le attività di ricerca che avete visto oggi, ma tra le varie attività che noi svolgiamo ci sono anche quelle relative alla mobilità elettrica. Spiegaci un po', insomma, questa storia dei 6 kW, come funziona? Sì, questa deriva da una collaborazione che noi di RSE abbiamo svolto con l'autorità per l'energia, che è quella che decide su questi cambiamenti tariffari. In pratica è possibile con questo nuovo provvedimento, nel momento in cui uno si installa a casa una wallbox intelligente per ricaricare la propria auto elettrica, e ce ne sono parecchie, ormai sul mercato, è possibile avere gratuitamente l'incremento della massima potenza che si può ritirare dal contatore fino a 6 kW. Questo consente di ricaricare più velocemente l'auto la notte e consente di sfruttare meglio la rete elettrica, perché di notte è più scarica e quindi la possiamo utilizzare in maniera più efficiente. Quindi in pratica, se voi avete un contratto attualmente di 3 kW, avete la necessità di ricaricare magari la vostra auto elettrica a 6 kW, io vi lascio qui in sovraimpressione e anche in descrizione il sito del GSE dove fare la richiesta, e lì trovate anche tutte le wallbox compatibili. È completamente gratis, quindi non serve nulla. Chiaramente la corrente andate a pagarla, però non pagate l'aumento di potenza, che verrà fatto automaticamente durante la notte. E tra l'altro, una super novità, ci abbiamo anche con delle nuove tecnologie sulle colonnine. Sì, noi stiamo collaborando con alcuni costruttori di wallbox per costruire le wallbox intelligenti, che riescono a ricevere dei comandi dall'esterno dell'abitazione e possono modulare in alto o in basso il prelievo di energia. Questo consente di fornire servizi alla rete e quindi consente anche di vendere questi servizi su appositi mercati, e quindi consente all'utente anche di guadagnare fornendo questi servizi alla rete. Molto interessante, direi che potremmo approfondirlo forse in un prossimo video. E ragazzi, io vi ringrazio e soprattutto ringrazio il team dell'RSE, e mi raccomando, lasciate un commento, ditemi se vi piace e se potete risparmiare, se voi magari già avete qualcosa in casa vostra di quello che abbiamo visto oggi, se magari devo fare degli approfondimenti, insomma sapete cosa fare qui sotto, e poi lasciate anche un bel like. Mi raccomando, noi ci rivediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video, e la domenica con le news elettriche della settimana. Ciao.